Allora, vediamo un nuovissimo prodotto di casa Fisher. Diciamo che per chi non conoscesse, sicuramente Fisher è uno dei leader nella produzione di tasselli, ed è vero, nel senso che comunque i prodotti loro difficilmente, come si può dire, non sono validi, cioè normalmente i loro prodotti sono di fascia veramente top. Questo è un tassello molto particolare che rientra in quella che viene chiamata Fisher Duo. Ed è un tassello in metallo con la particolarità, diciamo, di avere, vi faccio vedere il disegno che forse faccio prima, di avere un meccanismo per cui queste alette di metallo, quando viene stretto il tassello, tendono ad allargarsi molto e poi a stringersi, creando una sorta di ventaglio che ancora il tassello. E questo è comodo anche con pareti, normalmente con pareti di cartongesso, dove la presa è sempre molto molto complessa, vedete? E esiste di varie misure, in questo caso io ho scelto quella che ha una vite M5 e ha penso una punta del 10, come richiedono un buco del 10. Allora, non è un prodotto economico, io non li ho ancora provati, ma onestamente ecco, penso di non avere assolutamente nessun problema perché Fisher raramente mi ha deluso, anzi penso mai, e li ho provati quasi tutti loro. Quelli per tasselli, per questa versione per cartongesso, così è comunque una versione molto particolare, molto diversa dalle solite. Di solito utilizzano una sorta di filettatura molto larga, molto ampia, elicoidale, ma questo in realtà è proprio, nasce per carichi anche importanti. Per cui, in ogni caso, vi lascio comunque il link, andate a vedere le specifiche. Le confezioni sono normalmente da 25 pezzi. Nell'immagine, quella che avevo scelto io, era presente una scatola, una confezione in plastica, in realtà poi è arrivata con una confezione di cartone, comunque niente di, ripeto, niente di così problematico. E la scatola naturalmente è composta da 25 tasselli con le relative viti. Bene, vi lascio comunque il link in descrizione e come al solito vi invito a lasciare un like al video se vi è piaciuto o vi è stato utile. E vi invito anche ad iscrivervi al canale se vi piacciono, diciamo, le novità di mercato e volete restare aggiornati. Grazie e alla prossima.